Andiamo su Filtro, Neural Filters, e qui in basso possiamo trovare un nuovo filtro chiamato Ripristino Foto. Lo attiviamo e qui sulla sinistra assicuriamoci di aumentare il valore Enhance Face, appunto risalta volto. Ed ecco qui il nostro risultato. Ah, proprio così, con due clic? Sì. E volendo possiamo anche attivare il filtro colora. Diamo ok e vediamo il prima e dopo. Questo è il nostro prima e questo è il nostro dopo. Ciao a tutti ragazzi, qui Simone e qui Stefano di Photoshop Facile e oggi vogliamo parlarti del nuovo filtro Ripristino in Photoshop. Prima di iniziare, piccolo avvertimento, questo filtro non è disponibile nell'ultima versione aggiornata di Photoshop 2022. Infatti ti faccio vedere, questo è Photoshop 2022 e se proviamo ad andare su Neural Filters non c'è Ripristino Foto. E quindi? E quindi dobbiamo scaricare la versione beta di Photoshop. Ah. E quindi? Semplicissimo. Apri Creative Cloud. Qui sulla sinistra fai clic su App Beta e infine qui su Photoshop Beta fai clic su Installa. E benvenuto in Photoshop Beta. Hai la versione CS6 oppure la versione quella pezzotta di Photoshop? Allora senti, hai la possibilità di prendere Photoshop più Lightroom aggiornati sempre all'ultima versione al prezzo di 12 euro al mese. Vi assicuro che non avrete mai più questi problemi. Vi lasciamo il link qui in basso in descrizione. Poi, se volete imparare a padroneggiare al 100% Photoshop, non volete fare cavolate, volete imparare a creare immagini sensazionali, allora Photoshop Facile è la vostra soluzione. Che cos'è Photoshop Facile? È il nostro corso per imparare ad usare Photoshop e realizzare immagini mozzafiato anche se parti da zero. Non vogliamo dilungarci troppo, vi diciamo soltanto che qui in basso in descrizione vi lasciamo il link per guardare gratis le prime tre lezioni del nostro corso. Schiacci, vedi le lezioni, se ti piace continui, se no non fa nulla. Bene, ma adesso vediamo come funziona questo filtro Ripristino Foto. Ed eccoci qui all'interno di Photoshop versione beta, qui al centro ho già importato l'immagine su cui andremo a lavorare, e vediamo subito come funziona questo filtro. Innanzitutto vado a duplicare però il mio livello di sfondo, in questo modo avremo sempre una copia di riferimento, quindi premiamo i tasti Command più J o Control più J se utilizzi Windows, e a questo punto ci dirigiamo su Filtro, Neural Filters. Ora, spostandoci qui in basso, troveremo Ripristino Foto. Qui ci dice che questa è una funzione beta e qui troverete un'icona per scaricare questo filtro. Una volta averlo scaricato ci basterà attivarlo e già così in realtà c'è stato un grandissimo cambiamento. Ecco, faccio un po' di zoom sul viso di questo ragazzo perché voglio farti vedere per bene che cosa è successo. Ok, faccio clic qui in basso a sinistra per mostrare l'immagine originale. Questo è il prima e questo è il dopo. Come può notare qui abbiamo una serie di cursori come correzione foto, enhance face e riduzione graffi. Per il momento focalizziamoci sui primi due e provando a modificare correzione foto ti faccio vedere, lo porto a zero, l'immagine risulta molto più sgranata e molto più priva di dettaglio e man mano che vado ad aumentare questo valore, l'immagine risulterà sempre più contrastata e sempre più nitida. Ora, il mio consiglio è quello di non esagerare perché se proviamo ad impostare 100, ti faccio vedere, all'immagine viene applicato un sacco di contrasto, quindi le ombre diventano ancora più dure, le luci vengono risaltate ancora di più e il risultato non è troppo piacevole. Quindi nel mio caso l'ho imposto a un 60, questo poi dipende dalla singola immagine che vi ritrovate davanti, il mio consiglio è quello di sperimentare. E qui in basso invece troviamo Enhance Face. Proviamo a portare questo valore a 0 e come potete notare l'immagine risulterà praticamente quella di partenza, mentre provando ad aumentare piano piano questo valore, come può notare il viso risulterà sempre più delineato. Guardate qui. L'ho impostato a 100 e il viso risulta molto finto e artefatto, quindi anche qui il mio consiglio rimane quello di non esagerare. Ecco perché vado ad impostarlo a un 59, direi che va bene. Qui in basso troviamo questa spunta con su scritto regolazioni, proviamo ad aprirla. E qui ci sono tutta un'altra serie di impostazioni che possiamo modificare. Sicuramente il più utile tra questi è riduzione disturbo. Quindi in molti casi potreste ritrovarvi con un'immagine con davvero molto disturbo. Non è questo il caso, anche se è presente un po' di disturbo. E man mano che andrete ad aumentare questo valore, il disturbo verrà diminuito. Ovviamente anche qui, vedi, già con 17 ci ritroviamo con una pelle molto liscia e pulita, sembra quasi finta, quindi cerca sempre di regolarti in base all'immagine che ti ritrovi di fronte e non esagerare. Nel mio caso vado ad impostare riduzione disturbo a un 5, giusto per rimuovere quella patina di disturbo che dà davvero fastidio. Adesso, prima di dare ok, qui su Output possiamo decidere dove salvare il nostro lavoro. Quindi sul livello attuale, su un nuovo livello, un livello con la maschera. Nel mio caso vado ad impostare nuovo livello. Diamo ok. Ecco qui il nostro livello in cui Photoshop è andato a restaurare la nostra immagine. Facciamo un po' di zoom e vediamo un piccolo prima e dopo. Prima. Dopo.
Il risultato, ragazzi, considerato anche l'immagine di partenza, beh, è davvero sbalorditivo. Un'altra cosa super interessante che è stata introdotta con questo filtro è la possibilità di rimuovere graffi, polvere, insomma tutti quegli elementi che caratterizzano una foto antica con un semplice click. Ok, qui al centro abbiamo questa immagine che risulta davvero molto rovinata, ci sono tutte queste pieghe, questi dettagli che vanno a rovinare del tutto l'immagine, quindi vediamo come possiamo rimediare. Vado a duplicare il mio livello di sfondo, premo Command più J, ci dirigiamo su Filtro, Neural Filters, vado ad attivare il ripristino foto qui in basso e voilà! L'immagine risulta molto migliorata rispetto a prima, ma sono ancora visibili queste brutte pieghe e questi segni. Per rimuoverli ci basterà andare ad aumentare il valore riduzione graffi. Ti faccio vedere, andiamo ad aumentarlo. Già quelle pieghe che risultavano molto visibili sono state rimosse in un batter d'occhio. Proviamo ad aumentare ancora, vediamo fino a che punto possiamo spingerci. Beh, direi che stiamo andando sempre per il meglio. Andiamo avanti, proviamo ad esagerare ed impostare un valore pari a 85. Ebbene, anche in questo caso il risultato non è niente male. Ti faccio vedere prima, dopo. Impostiamo output nuovo livello, diamo ok. Ed ecco qui la nostra immagine ripulita. Ora voglio provare a sfruttare questa funzione con un'immagine un po' più difficile. Quindi vado ad importare la mia immagine. Eccola qui. Mi dirigo su filtro, neural filters. Andiamo in basso, attiviamo ripristino foto. Come può notare, questa immagine risulta molto più rovinata rispetto a quella di prima, mancano tantissimi dettagli, quindi sono curioso di vedere che cosa succede. Con la prima correzione c'è stato un grandissimo miglioramento, infatti adesso riusciamo ad intravedere proprio il volto dei due soggetti, sono ben delineati, ma adesso è arrivato il momento di rimuovere questi graffi. Quindi aumentiamo questo valore e signore e signori, ecco il nostro risultato. La maggior parte dei graffi sono stati sicuramente rimossi, ma ci sono alcuni errori, come per esempio, vedi, questa porzione qui risulta abbastanza strana, così come anche l'occhio della nostra ragazza qui presente. Anche qui questa porzione non è stata recuperata per niente. Proviamo ad aumentare ancora il valore, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ok, provando ad aumentare l'immagine viene distorta completamente. Infatti visualizziamo questa banda che è davvero brutta da vedere, che rovina tutta l'immagine, così anche qui vicino all'occhio del soggetto. Ecco perché direi di diminuire e riportare il valore verso un 19-20. In questo modo. Ti faccio rivedere il prima e dopo perché voglio sottolineare che l'immagine iniziale era veramente rovinata, quindi era piena di graffi, i soggetti risultavano sfocati addirittura, e nonostante tutti questi problemi, Photoshop è comunque riuscito a recuperare gran parte della nostra immagine. Quindi io direi di salvare il nostro lavoro, output nuovo livello, diamo ok. E quando vi ritrovate con risultati di questo tipo, tutto quello che possiamo fare è andare a migliorare manualmente poi la nostra immagine. Quindi vado a creare un nuovo livello, vado a selezionare qui lo strumento pennello correttivo, faccio un po' di zoom e cerco di lavorare su questa porzione. Quindi tengo premuto il tasto Option, campiono una porzione vicina e ci ripasso sopra semplicemente. Faccio la stessa cosa anche qui, tengo premuto Option, ci ripassiamo sopra, diminuisco la dimensione, Option, ci ripassiamo. Ok, spostiamoci su qualche altra porzione, come per esempio questa qui, sul colletto. Questa volta però vado a selezionare lo strumento timbro clone, voglio rimuovere questo brutto segno qui, quindi tengo premuto il tasto Option, campiono una porzione vicina, in questo caso l'estremità del colletto, e vado a riportarlo semplicemente qui. Faccio la stessa cosa anche qui, campioniamo, riportiamo. Ok, continuiamo così, ragazzi, imposto una super velocità, infatti è solo per farvi capire. In generale, quando vi ritrovate con dei brutti artefatti, possiamo sempre continuare a modificare con il metodo manuale. Quindi comunque il filtro ci ha fatto risparmiare davvero un mucchio di tempo. Bene, direi che può bastare, potremmo continuare così ancora per molto, facciamo un piccolo prima e dopo. Prima. Dopo. Facciamo un prima e dopo complessivo. Prima. Dopo. Ah, adesso la nostra foto è piena di dettagli, l'abbiamo ripulita da graffi, imperfezioni, eccetera eccetera, manca solo il colore. Anche qui Photoshop ci viene incontro con il suo fantastico filtro chiamato colore e vediamo come funziona, ma soprattutto come sfruttarlo nel modo giusto. Ok, siamo all'interno dei Neural Filters, andiamo sempre qui in basso, attiviamo ripristino foto, faccio un po' di zoom così vediamo anche un piccolo prima e dopo. Prima. Dopo. Ecco, forse il volto risulta un po' troppo enfatizzato, quindi vado a diminuire il valore Enhance Face, da 60 lo porto a un 50. Correzione foto, vado ad aumentare anche questo valore, lo porto a un 60. E adesso, signore e signori, è arrivato il momento di provare a colorare la nostra immagine. Come può notare ci sono diversi dettagli, vediamo come si comporta Photoshop. Quindi qui su Colora andiamo ad attivare questa spunta. E signore e signori, ecco qui il nostro risultato.
Personalmente, ragazzi, sono sbalordito da come Photoshop è riuscito a dividere così bene tutti i dettagli presenti all'interno dell'immagine, a colorarli anche così bene, come per esempio, vedi, la giacchetta è bianca, il fiocco qui è blu, perfino il cappello e anche i calzini sono stati colorati in modo davvero egregio, per non parlare poi dei fiori che erano presenti qui in basso a sinistra. Ecco, è riuscito a capire che quelli erano dei fiori e li ha colorati di giallo. Davvero incredibile. Ovviamente ci sono dei colori che potrebbero essere migliorati, ma considerato che questo è un punto di partenza, beh, direi davvero tantissima roba. Ci spostiamo qui in basso, ti faccio vedere ancora un paio di cose. Qui abbiamo la possibilità di modificare la saturazione dei colori. Ecco, lo riporto a zero perché mi piaceva. Possiamo aumentare i rossi oppure il ciano all'interno della nostra immagine, il magenta e il verde, il giallo e il blu, oppure qui in basso abbiamo altri due cursori. Per quanto riguarda riduzione artefatti colore, che cosa vuol dire? Beh, semplicemente a volte la colorazione potrebbe creare dei disturbi o degli artefatti che tramite questa funzione dovremmo essere in grado di rimuovere. Ora, io personalmente ho testato questa funzione su davvero tantissime immagini e non ho visto un grandissimo miglioramento, ok? Quindi ti faccio vedere provando a portare questo valore a un 80. Molto semplicemente molti colori vengono appiattiti, vengono resi molto più sbavati, quindi per il momento non vedo una grande utilità di questa funzione. Ecco, forse perché si tratta ancora di una versione beta, spero che Photoshop migliori questa funzione, per il momento la portiamo a zero. Qui in basso invece troviamo riduzione di disturbo, quindi ti faccio vedere, provando ad aumentare questo valore andremo a rimuovere quella brutta patina di disturbo. E prima di dare ok assicuriamoci di impostare output nuovo livello, diamo ok. Ecco qui il nostro risultato finale, facciamo un piccolo prima e dopo, prima, dopo. Ora, come puoi notare, ci sono alcune sbavature e alcuni colori che potremo migliorare. Prima di farti vedere come fare, però, voglio fornirti un altro consiglio. Andiamo ad eliminare il lavoro che abbiamo appena fatto, in questo modo. Qui abbiamo il nostro livello duplicato, ci dirigiamo nuovamente su Filtro, Neural Filters. E che cosa voglio fare? Andiamo ad attivare il ripristino foto. Output, vado ad impostare livello attuale, infatti ho già duplicato il livello. Diamo ok e a questo punto andiamo nuovamente su filtro, neural filters, andiamo ad attivare la spunta colora e quando andate a salvare assicuratevi di attivare questa spunta output come nuovo livello colore. Vi faccio vedere, la nostra immagine verrà appiattita con tutti questi colori che per il momento non hanno senso, ma in realtà provando a dare ok, che cosa è successo? Ci è stato creato un nuovo livello con metodo di fusione colore. E all'interno di questo livello sono presenti tutti i colori che sono stati utilizzati per appunto colorare la nostra immagine. Questo è molto utile soprattutto nel caso in cui voi vogliate modificare questi colori. Per farlo è molto semplice, ecco, nel mio caso voglio provare a modificare questo brutto alone giallo che non c'entra nulla con lo sfondo della nostra immagine. Quindi seleziono lo strumento pennello, vado ad aumentare la dimensione, possiamo farlo anche qui. Teniamo premuto il tasto Option e andiamo a campionare un colore che vogliamo riportare su questa porzione. Nel mio caso campiono questo colore e vado a pennellare su questa porzione. In questo modo. Questo è un primo metodo che abbiamo per modificare il colore, quindi possiamo campionare tutti i colori che vogliamo e riportarli sulla singola porzione, oppure abbiamo il metodo avanzato. Quindi ti faccio vedere, torniamo indietro, premo Command più Z o Control più Z se utilizzi Windows e mi dirigo qui su Riempimento. Tinta unita. Automaticamente mi va a colorare l'immagine con il colore di primo piano, che è il colore che abbiamo campionato prima. Diamo ok. A fianco al nostro colore riempimento è presente una maschera di livello. Ci clicchiamo sopra e andiamo ad invertirla. Quindi premiamo i tasti Command più I o Control più I se utilizzi Windows. A questo punto, cosa molto importante, cambiamo il metodo di fusione da normale a colore. Strumento pennello, colore bianco e vado a pennellare nuovamente sulla porzione di prima. La maschera nera indica che stiamo nascondendo tutto il nostro colore, quindi con lo strumento pennello colore bianco, lì dove andiamo a pennellare, andiamo a rendere visibile il nostro colore blu. Ora, perché questo metodo è meglio del metodo di prima? Il motivo è molto semplice, infatti qualora il colore campionato non dovesse piacerci, in qualsiasi momento possiamo fare doppio clic qui sul nostro colore e provare a cambiarlo senza nessun problema. Questo era il colore che abbiamo utilizzato prima, ecco, per omogeneizzarlo meglio con tutto lo sfondo direi di cambiarlo e di impostare un blu viola un po' più spento, in questo modo. Diamo ok, riseleziono la maschera, strumento pennello, colore bianco e continuo a fare le mie pennellate. Possiamo fare la stessa cosa anche per alcuni dettagli, come per esempio vedete qui sul sopracciglio, seleziono il colore riempimento, tengo premuto il tasto Option, vado a campionare un colore,
Andiamo su riempimento, tinta unita, diamo ok, clicchiamo sulla maschera di livello, la andiamo ad invertire, Command più I, metodo di diffusione lo andiamo ad impostare su colore, pennello, colore bianco, cosa molto importante, colore bianco, e vado a pennellare su questa porzione. Vado a cambiare il colore e cerco di trovare un colore che possa omogeneizzarsi con tutto il resto dell'immagine. Diamo ok. Ovviamente possiamo continuare a migliorare il colore di ogni singola porzione fino a quando non otteniamo un risultato che ci piace. Già che ci siamo, proviamo a colorare anche le immagini di prima, così vediamo che cosa succede. Questa è l'immagine di prima. Andiamo ad unire il livello 3 con il livello 2, cosa molto importante. Seleziono il livello 3, premo Command più E o Ctrl più E se utilizzi Windows. In questo modo avremo tutta un'unica immagine. Infatti sul livello vuoto erano presenti le modifiche che abbiamo fatto con lo strumento Top. Quindi a questo punto andiamo su Filtro, Neural Filters, e andiamo ad attivare il colore. Diamo ok. Il risultato lascia davvero senza parole, ragazzi. Ovviamente questa porzione potrebbe essere migliorata con il metodo che ti ho illustrato poco fa, ma in generale direi che è davvero tantissima roba. Facciamo la stessa cosa anche qui, andiamo su Filtro, Neural Filters, attiviamo colore, diamo ok. Anche qui è stato fatto un lavoro davvero che lascia senza parole, soprattutto sul volto dei nostri soggetti. Ecco la giacca, per esempio, potremmo colorarla di blu, così come il vestito della nostra ragazza, potremmo colorarlo tutto di bianco, sempre tramite il metodo che vi ho illustrato poco fa. Tra l'altro vi ricordo che potete scaricare tutte le immagini che abbiamo utilizzato per questo tutorial nella descrizione di questo video. Quindi il mio consiglio è quello di scaricare le immagini e provare a recuperarle, colorarle, sarà davvero molto divertente. Comunque in generale anche qui ci ritroviamo con un ottimo punto di partenza, soprattutto considerando l'immagine da cui partivamo. Beh, non posso dire nient'altro se non chapeau. Insomma, come avete visto finora, questo filtro può veramente farci risparmiare tantissimo tempo. Ma non è tutto oro quel che luccica, infatti ci tengo a ricordare che questa è una versione beta e come tale possiamo imbatterci in alcuni errori. E sì, abbiamo provato questo filtro su davvero tantissime foto e abbiamo notato che, soprattutto quando vai a lavorare con delle foto in cui ci sono tre o più soggetti, il filtro potrebbe darvi questo maledetto errore. Quindi semplicemente Photoshop vi dice che il filtro non è più disponibile. Un altro errore in cui potreste imbattervi è che Photoshop, provando a recuperare il volto di un soggetto, lo vada a stravolgere completamente. Succede davvero pochissime volte, però succede. Questo perché comunque si tratta, lo ripeto, di una versione beta che Photoshop andrà sicuramente a migliorare con il tempo. Sì, ok, ma tutto sommato questo filtro, ragazzi, è una figata pazzesca. Sì, una droga. Lo fai su una foto o lo devi per forza provare su 100 foto? Prima di chiudere questo video però ci tengo a fare una piccola precisazione. Infatti il restauro delle foto antiche è una vera e propria arte. Questo vuol dire che nessun filtro potrà mai sostituire artisti che fanno questo di lavoro. Quindi cerchiamo sempre di vedere queste nuove tecnologie, questi strumenti, come un punto di partenza e non come un punto di arrivo. A tal proposito, se volete approfondire l'arte del restauro con Photoshop, io e Simone abbiamo fatto un video molto bello un po' di tempo fa e ve lo lasciamo qui in basso in descrizione o in sovraimpressione. Ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel mi piace. Per oggi è tutto, qui Stefano e Simone, e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video qui su Photoshop Facile. Ciao ragazzi!